Buonasera. Allora, G-Mart, gruppo eventi di Bugugiate. Siamo partiti col botto, ci si è fatto male. A posto, prego, poi vi rivedremo nel corso della serata. Allora, qui abbiamo già fatto il danno, Quindi poi se qualcuno magari della regia riesce a mandare a sistemare, grazie. Allora, già che sei qui, partiamo, andiamo avanti. Fabrizio Pizzullo, qui con me, buonasera. Grazie per essere intervenuti così, come, così numerosi alla settima edizione del Premio Varese Sport. Vorrei anche qui con me, che poi condurranno la serata come tradizione negli ultimi anni, Elisa Cascioli e Laura Paganini. Buonasera. E anche Alessia, che questa sera ci darà una mano nella consegna dei premi. Sinceramente ho pensato tanto a cosa dirvi, a cosa raccontare, a come presentare questo evento. Però siccome è molto lungo, io penso che possiamo dare subito spazio alle immagini. Quindi prego la regia di mandare in onda il video del primo premio. Dopo quando lo chiamo che stanno scendendo. Un KO veramente importante, vorrei qui con me Giuliano Gallo e il maestro Lauri, e adesso capiremo perché quel KO è veramente importante. Chiamo anche con me Enrico Argentiero della Camera di Commercio. Allora, se l'avete visto, quel gancio sinistro è stato sferrato da Giuliano Gallo qualche settimana fa, era il secondo round e poi l'avversario insomma si è arreso al terzo, no? È valso il titolo di campione italiano. Giuliano, che tra l'altro è stato già qui ospite nel nostro palco, professionista da qualche anno del team Panthers Lauri, insomma cresciuto nel palavolontario di Bizzozzero, la tua casa. Titolo di campione italiano pesi super gallo, per questo che lo premiamo anche noi questa sera. Allora Elisa, se dai il microfono un secondo a Enrico Argentiero della Camera di Commercio, fondamentalmente il padrone di casa questa sera, il saluto. Grazie a tutti voi. Io vi porto i saluti del Presidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi e del Segretario Generale Mauro Temprelli, che questa sera non possono essere qui a questo importante evento perché sono impegnati fuori città a Roma per impegni istituzionali. Un momento, quello di oggi, che è importante perché ha lo sport al centro, e lo sport è al centro dell'attenzione anche da parte della Camera di Commercio per le importanti ricadute che il settore poi genera anche a livello economico sul territorio. Per questo motivo la Camera già da qualche anno ha istituito il progetto Varese Sport Commission, che ha proprio l'obiettivo di attrarre eventi e manifestazioni sportive, per cui il momento di questa sera è un momento veramente importante in una cornice veramente unica come quella delle Ville Ponti. Perfetto, allora ringraziamo Enrico Argentiero, prego, il premio a Giuliano Gallo. Ringraziamo anche il maestro Lauri per essere stato qui con voi. Come si comporta il ragazzo? Diciamo che finalmente, oltre ai fratelli Lauri, è arrivato un altro campione italiano. Grazie, allora grazie veramente. Prego. Allora, vorrei anche ricordare che in questo momento siamo anche in diretta Facebook sulla pagina di Varese Sport.
per cui potete avvisare tutti coloro che non sono qui con noi, che ci possono vedere sulla pagina Facebook di Varese Sport. Voglio ringraziare anche velocissimamente quelli che sono i nostri sponsor della serata: Open Job Metis, concessionaria Mercedes Sardegna, BCC, PR Sport, Macron Store di Azzate, Lindt, Idee da Sogni, Reduzzetti Catering e PVM e anche Centro Tecnico Ortopedico. Possiamo andare avanti con la serata. Prego la regia di mandare in onda il video. Il microfono non dovete mai lasciarlo in mano a nessuno. Tenete sempre a voi, state lì, se vai via. Alessio Rovera, campione italiano Carrera Cup, come avete potuto vedere. Alessio doveva essere qui con noi, purtroppo ha avuto un cambio di programmi perché ovviamente le competizioni sono in corsa e devo dire purtroppo per il pubblico maschile ci ha mandato le sorelle Michela e Tamara. Prego, potete venire qui con noi. E vorrei anche chiamare Davide Galimberti, sindaco del comune di Varese. Intanto vi presento appunto che cosa ha fatto vostro fratello Alessio Rovera per il pubblico. Insomma, Alessio Rovera è un giovane pilota varesina di quasi 23 anni. L'anno scorso ha vinto il titolo Carrera Cup Italia 2017, come abbiamo visto nel video, a bordo della sua Porsche. E i risultati non stanno mancando nemmeno quest'anno, tanto che ieri ha vinto in Francia e adesso sta per partire per l'Olanda, dove domenica nel weekend ci sarà un'altra gara. Diamo pure il microfono al sindaco. Allora, Davide, grazie innanzitutto per essere qui con noi. Grazie a voi per questa settima edizione. Innanzitutto grazie per avermi chiamato a premiare non il mondo del calcio, visto che oggi per la città di Varese è una giornata non proprio bellissima, ma è ovvio che lo sport per la provincia di Varese è sicuramente uno dei temi centrali. Siamo una provincia in tutte le discipline importantissima, riconosciuta a livello nazionale e mondiale come una delle province più importanti a livello sportivo. Come si diceva, è anche un'occasione sicuramente per promuovere il territorio, ma soprattutto è un'occasione per stare insieme, per passare un po' di tempo con amici, coetanei, compagni di squadra e soprattutto imparare valori fondamentali. Mi sembra che lo sport della nostra provincia sia un esempio proprio che va in questa direzione, e chi lo racconta, quindi i giornalisti sportivi, hanno un compito particolare, che è quello di fare emergere quelle che sono, e questa sera ci saranno dei premiati in questi ambiti, quelle che sono i principi veri dello sport e esaltati oltre alle grandi vittorie. Quindi complimenti a tutti gli sportivi della nostra provincia e soprattutto ai tanti giornalisti che fanno bene il loro lavoro. Grazie Davide. Allora, Laura, avremmo avuto delle domande da fare a Alessio, possiamo farla a voi, ma... No, vi chiedo molto semplicemente, vi obbligavano andare negli autodromi a vedere le corse oppure siete potuto starne fuori? Allora, noi abbiamo iniziato da piccoline perché papà comunque anche lui correva, quindi lei poi soprattutto se fosse stata maschio era già sicuramente in pista, quindi abbiamo seguito, poi è passata al fratello, super campione, quindi direi che non ci obbliga nessuno, anzi, è un piacere. E non avete mai corso però? No, niente. Al massimo kart, qualche garettina sui kart.
Vabbè, potrete cimentarvi magari nel corso dei prossimi anni. Lei è fortissima, perfetto. Allora, quindi Alessio Rovera, grazie, premia il sindaco Davide Galimberti nella foto anch'io. Grazie. Grazie a voi. Prego la regia di mandare in onda il prossimo video. Premio culla dello sport Pallanuoto Bonn, vorrei qui con me Fabio Fabiano, Lida Cenacchi e Pierluigi Daverio e tutti i ragazzi, buonasera Fabio, che sono qui con voi. La Varese Lona Nuoto dello storico presidente Fabio Fabiano, una vera e propria culla dello sport nel cuore della nostra città, insomma la vostra casa, la piscina comunale di Via Copelli. Sono 160 i tesserati, 180, quindi quasi 200, possiamo anche gonfiare un pochino, tanti atleti sia insomma a livello di nuoto, ma questa sera insomma diamo spazio alla pallanuoto. Avete regalato al mondo della pallanuoto, soprattutto a livello nazionale, tante atlete, tante giocano in serie, nella massima serie, serie A1, altre hanno vestito la maglia della nazionale azzurra, quindi hanno sfornato veramente tante giovani promesse. Presidente, una domanda subito, le volevo chiedere quanto vuole bene ai suoi ragazzi e alle sue ragazze. Questa è una domanda alla quale è difficile rispondere, nel senso che basta pensare che comincio due giorni prima a avere lo stomaco che mi fa male e non dormo e in subbuglio in attesa della partita. Io arrivo, fortunatamente mi fa un po' dimagrire arrivare alle partite determinanti. Allora, vorrei anche qui con me Antonio Pektovic, pallanuotista della BPM Force Management. Antonio è uno poi, ciao Antonio, dei candidati al premio Varese Sport per consegnare il premio. Tra l'altro premio culla dello sport, uno dei nostri sponsor Macron Store di Azzate. Vi omaggio anche di un buon acquisto di 250 euro per, di solito diciamo maglietta, abbigliamento sportivo, qui non so, vi daranno costumi. Allora, prego Antonio, che poi il premio lo riceve il presidente. Prego signore, io lo farei, Fabio. Questo signore qui è uno dei più forti giocatori del mondo, tanto sarà, per chiarire. Sarà protagonista dopo, nel finale, ce lo teniamo per il finale. Tra parentesi, capocannoniere l'anno scorso, mi sembra. No. Allora, se dirigete la foto, ragazzi, foto di rito, prego. Io sono piccolino e faccio vedere. Grazie. Pallanuoto Bonn, premio culla dello sport. Allora, arriviamo ad uno dei momenti clou della serata, pallone d'oro calcio dilettanti, partiremo dalla categoria eccellenza. Allora spiego velocissimamente come funziona,
vengono interpellati tutti i tecnici, tutti gli allenatori, tutti i mister della, del campionato di eccellenze, poi via prima andremo a vedere quello di promozione, prima e seconda categoria, i quali nominano i giocatori e i cinque che ricevono più voti vanno in nomination e poi sono i nostri lettori di varesesport.com a votarli e a farli vincere. Allora, vediamo quali sono, prima di vedere prima i candidati, lanciamo il video. Lanciamo il video. Prego, quindi invitiamo a salire i cinque candidati del pallone d'oro di eccellenza. Ve li nominiamo, sono Stefano Brognoli, centrocampista del Cavenago Fanfulla. Per la prima volta tra i nominati c'è un portiere, è Vito Spadavecchia del Verbano. Proseguiamo con Alessandro Anzano, attaccante del Busto 81. Busto 81 che ha fatto la tripletta quest'anno perché altri due nominati, uno è Dennis Scapinello che è qui con noi e Berberi invece che questa sera ha avuto un altro impegno. Complimenti ai migliori dell'eccellenza. Allora chiamerei anche per poi premiare Claudio Lossola di Tele Sette Laghi, sono le testate che hanno collaborato con noi per anche andare poi a votare e anche mister, il mister del Busto 81, Danilo Tricarico. Allora, adesso dobbiamo scoprire chi ha vinto. Allora, adesso andiamo a scoprire chi ha vinto. Voi vi aprite. Allora, ragazzi, sono anni che noi che conduciamo questo premio sogniamo questa cosa. Per chi il sabato sera vede amici può capire. Prego, regia. Pallone d'oro, calcio, dilettanti categoria eccellenza, Stefano Brognoli. Stefano Brognoli, Stefano, dobbiamo... Allora, prego, vado avanti. Dobbiamo dire che voi, se, anche voi, se l'è giocata con Vito Spadavecchia, il portiere del Verbano, per 6 voti di scarto questa vittoria. È stata dura a vincere. È stata più dura a vincere il pallone d'oro o il campionato? Il pallone d'oro. Chiamo mister del Busto 81. Allora, perfetto. Allora, anche per voi. Allora, foto. Prego. Diamo i premi anche agli altri, così la foto viene meglio con i premi. Abbiamo i migliori protagonisti e le squadre tutte arrivate in cima alla classifica. C'è il Busto 81, mister, insomma, i playoff sono oramai alle porte. Prima una domanda a Stefano, insomma, professionista per tanti anni, un passato anche a Varese, al Varese Calcio. Com'è stato, insomma, questo campionato di Serie D, questa lotta con il Busto 81? È stata durissima, prima con Verbano. Poi noi, Verbano e Busto, fino alla fine, fino all'ultima partita, il Busto è stato attaccato fortunatamente. Claudio, lascio a te la parola per una domanda.
Niente, volevo chiedere, adesso ci sarà un compito non indifferente, no, per voi. Siete pronti? Assolutamente, dobbiamo essere pronti, che è diverso. Le andiamo a prendere fra un mesetto. Quindi le prospettive ci sono per questa Serie D, che naturalmente la sentite vicina, no? E soprattutto ve la meritate, anche perché quest'anno è stata una rincorsa molto bella, anche se dobbiamo dire che onestamente forse il campionato l'ha meritato il Fanful. Assolutamente, se hanno vinto è giusto che l'ha meritato loro, però non sarà dalla porta principale ma dalla porta secondaria ci vogliamo entrare, insomma. A te, Elisa. Pallone d'oro, categoria eccellenza, Stefano Brognoli, grazie per essere stati qui con voi, ragazzi. Prego. Okay. Prego la regia di mandare in onda il prossimo video. Premio speciale all'Armata Brancaleone, perché quest'anno alle Paralimpiadi in Corea del Sud ha dato un grandissimo contributo, quindi qui con me subito Daniela Colonna Preti, presidentessa della Pola Varese, e poi li vediamo qui con noi, stanno arrivando anche Bruno Balosetti, Roberto Radice, Santino Stilitano, Carlo Mur e Roberto Marchiorato. Prego, venite pure in mezzo. Intanto che si spostano, vi racconto un po' che cosa hanno fatto questi ragazzi, questi atleti. Oltre a loro ricordiamo anche Alessandro Andreoni e Sandro Calegaris, che non sono potuti venire questa sera, però hanno tutti partecipato, sono tutti tesserati dell'Armata Brancaleone, della Pola Varese, e hanno tutti partecipato alle Paralimpiadi, come dicevamo, classificandosi al quarto posto, un risultato eccellente per l'Italia nello Sleigh Jockey. Quindi hanno rappresentato e hanno vestito la maglia azzurra. Complimenti, ragazzi. Vorrei qui con me anche Roberto Prini di Sky. Tra l'altro, Roberto, se non vado errato, Sky ha seguito l'evento, giusto? Mi fai delle domande che noi... No, però devo dire intanto complimenti. Io ho fatto le Olimpiadi di Londra nel 2012 dall'altra parte, provando a raccontarle. Ah, cioè le raccontavi? Non provavo, anche. Provavo. E devo dire che è stata una grande emozione. Quindi, insomma, penso che per loro... la sia stata, c'è anche qualcuno che l'ha fatto più di una volta, e quindi insomma credo che sentire il nostro inno in quella cornice sia davvero emozionante. I brividi già adesso. Daniela, che soddisfazione c'è invece per la Pola Varese contribuire in maniera così attiva per la nazionale italiana? È una cosa eccezionale. Tra le altre cose ha ragione lui, ci sono atleti che hanno fatto 4 Paralimpiadi quest'anno, cioè che sono la 4ª Paralimpiade. Per noi vuol dire accompagnarli per questo risultato. Bisogna ricordare che noi 2 anni fa abbiamo avuto i ragazzi che sono andati alle Paralimpiadi estive, quindi contrariamente a quello che si fa di solito, ogni 2 anni abbiamo una Paralimpiade. Sono atleti che hanno cominciato da zero con noi qui a Varese al Palaghiaccio, non sono professionisti, è importante dirlo, lavorano. E quindi dopo una giornata di lavoro vengono ad allenarsi, ripartono, il giorno dopo vanno a lavorare. Il tutto a titolo proprio gratuito, noi paghiamo tutto quello che possiamo, ma loro ci mettono il cuore, quindi meritano tutti i risultati che ottengono. Premio speciale Armata Brancaleone, tutti qui con me per fare la foto. Roby consegna questa targa, ricordo, alla presidentessa del... Cioè, fate finta di volervi un po' più bene, dai, vicini, su, per sta foto... Alessia, ogni tanto puoi stare anche nella foto, dai, un tocco di femminilità, prego. Armata Brancaleone, premio speciale. No, aspetta, c'è la foto.
Grazie. Grazie a voi. Questo è per te, Roby. Allora, velocissimamente, tra le varie cose che seguiamo, quindi calcio, basket, tanto calcio dilettanti, tutti gli sport che poi vedete qui in passerella, siamo tanti nella redazione di Varese Sport. Quindi adesso vediamo se i nostri collaboratori sono così veloci a salire qui sul palco per fare una foto di redazione. Io conto da 20 indietro, quindi 20, 19, tutti i ragazzi della redazione di Varese Sport qui. Non siamo veloci, ragazzi, siete lenti, siete lenti. E allora qui con noi, ecco tutta una parte perlomeno. Mariella, tu stai là o vieni a fare la foto? Ok, quindi una parte, venite in mezzo per la foto di redazione. Ok, quindi un applauso perché loro ogni domenica vanno sui campi da calcio e vi seguono. Grazie, non siete stati velocissimi però, bocciati. A settembre c'è da rivedere l'accordo, via, date. Allora Laura, adesso abbiamo un altro momento dedicato alla Gym Art Gruppo Eventi di Bucuciate. Ok, niente, mi dicono che arrivano dopo perché stanno guardando com'è la situazione. Allora regia, possiamo andare avanti con il prossimo video, un premio culla dello sport. Se me lo dite prima, ma... dello sport polisportiva pesarese. Vorrei qui con me il presidente Bruno Raffaele, il vice Alessandro Schirosi e con voi tutti i ragazzi. Ho visto che erano abbastanza numerosi. Prego, tutti i ragazzi. Prego ragazzi, venite, venite. Chiamo, ecco, anche che arrivano. Intanto che loro salgono, se si parla di ciclismo ovviamente non si può non chiamare Sergio Gianoli. Che... Vieni Sergio. Sergio, subito tirati le orecchie. Perché nella foto di redazione era troppo alla distanza. No, tu hai detto i ragazzi. Ah, i ragazzi, non ti sei sentito chiamato in causa. Prego. Intanto cominciamo, che si predispongono, vi dico che cosa fanno questi baldi giovani. Allora, sono della Polisportiva Pesanese, come abbiamo visto nel video, che basa tutta la sua attività sul settore giovanile, quindi coinvolge i ragazzi dai 7 ai 14 anni. E uno di questi è Milo Marcolli, tra l'altro, che poi sarà tra i protagonisti di un premio successivo. E la società ha appena organizzato una gara a Besano con grande successo, riservata alla categoria dei giovanissimi. Ecco a te la parola a Sergio Gianoli, che sicuramente è un esperto del ciclismo e della Polisportiva Pesanese. Buonasera a tutti. Allora, Polisportiva di Pesanese è uno dei punti di riferimento per quanto riguarda il ciclismo nella nostra provincia. Una società con una grande tradizione, una società che porta il nome di Besano, che è stato nel ciclismo ai vertici con dei professionisti come Fezzardi e Caverzasi per i meno giovani, come Garzelli per chi è più vicino al ciclismo negli ultimi anni. Grande lavoro da parte del presidente e dei suoi collaboratori, come vedete un presidente giovanissimo, appena più di 30 anni, un impegno che vi occupa tutta la settimana, però che vi dà delle grandi soddisfazioni. Sì, Gianoli, ha detto bene, un impegno, ma lo facciamo con veramente tanta voglia, tanta passione. E questa sera sono qua in pochi, ma sono ben 31 i ragazzi che fanno parte della società
e tutte le domeniche nella provincia di Varese ci prestiamo a fare gare che vengono organizzate anche da altre società. Quindi un'attività giovanile dai 7 anni, anzi ancora prima qualcuno per avvicinarlo al ciclismo, fino alla categoria esordienti che arriva fino a 14 anni, quindi proprio date il là, le prime pedalate di questi ragazzini. Sì, esatto, addirittura partiamo dai 5 anni, gli togliamo le rotelle, per poi ai 6 anni dargli già la bicicletta da corsa e incominciare a fare le prime gare. Qui abbiamo un esempio di una bambina che ieri tra l'altro ha vinto a Gorla Minore, la società organizzata è stata la Ugreen. Lei si chiama Sofia Catania, 6 anni, prima volta che corre in bicicletta. Applauso per Sofia. Allora, consegniamo anche il buono valore offerto da Macron Store, mettilo via. Allora, prego, Sergio Gianoli consegna il premio alla Polisportiva Besanese, premio Culla dello Sport a Sofia. Allora, se veniamo tutti qui in mezzo, mi può dire qualcuno di alzarmi sto cazzo di microfono che non mi sento? Un applauso allora a Polisportiva Besanese, premio Culla dello Sport, grazie per essere stati qui con noi. Grazie. Lui ha appena tolto le rotelle. Grazie Sergio, lui ha appena tolto le rotelle, però non sapeva andare bene in bicicletta, quindi adesso in giro con le stampelle. Allora andiamo avanti, continuiamo con i momenti dedicati al pallone d'oro calcio dilettanti, seconda categoria, vediamo il video. Pallone d'oro, seconda categoria. Allora, Laura, c'è stata una moria di questi ragazzi. Purtroppo ne sono venuti pochi questa sera per impegni di lavoro e vari. Comunque li vogliamo ricordare tutti e 5. Allora, sono Lorenzo Ciccone, attaccante degli Insubria. Lui c'è, bravo, vieni. Edoardo Landi è attaccante del San Michele. E gli altri erano Misir Memai, attaccante dell'Acquassese. E tra i candidati c'erano anche Luca Sinopoli, un altro attaccante questa volta del Bugugiate, e Matteo Dabroi dell'Aurora Induno. Allora vorrei qui con me anche Piero Castiglioni, il mister dell'Insubria che ha vinto il campionato di seconda categoria. Lo conosci? Bene. Lo conosci bene? Allora intanto che arriva mister Castiglioni, allora direi ragazzi spazio, perché abbiamo... Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi più voti. Anche qui è stato un testa a testa fino alla fine. Prego, regia. Prego Edoardo. Allora, anche qui prego mister, è stato veramente anche qui nella categoria eccellenza, abbiamo detto 6 voti, qui alla fine forse erano 20-25, però è colpa del mister che non ti faceva giocare, vero, nella posizione. No, non è vero. Non è vero.
Allora, com'è stato vincere questo campionato per l'Insubria, insomma, che ci riproponeva di tornare in una categoria? Beh, direi che quando si vince è sempre bello. Noi l'abbiamo fatto, direi, in maniera semplice, ma nello stesso tempo è stato abbastanza complicato perché abbiamo avuto degli avversari degni e quindi, insomma, è stata una bella soddisfazione. Edoardo, quando si fa gol si dice sempre sì, sono felice per il gol, però in realtà sono felice per la squadra. Cioè, sei più contento di aver vinto il pallone d'oro premio a Varese Sport o il campionato, se vincevi il campionato? Decisamente se avessi vinto il campionato. No, era il pallone d'oro, ci siamo messi d'accordo. Dai. Allora, diamo il riconoscimento a Edoardo Landi, attaccante del San Michele. Porto diritto. Siamo in pochi, sto anch'io. Signori fotografi, se siamo storti ce lo dice, ci spostiamo in mezzo. Ok, perfetto. Grazie. Allora, pallone d'oro categoria, seconda categoria, e andiamo avanti. Parliamo ancora di calcio e prego la regia di mandare in onda un video perché adesso è veramente un momento importante. Prego. Prima il sindaco Davide Galiberti, forse se per la città di Varese non è un momento felicissimo vista la retrocessione, in realtà per la provincia di Varese è un momento molto felice perché torna ad avere una squadra dei professionisti, tra i professionisti. Vorrei qui con me subito Patrizia Testa, la presidentessa, una sicuramente delle artefici più importanti di questo ritorno al professionismo, e poi Beppe Gonnella, il team manager, che ha accompagnato. E so che sono sparsi qui con noi anche tanti di questi protagonisti. Prego ragazzi, ragazzi, se volete venire palco qui con me. Gucci, Gazzo, vi devo nominare, allora, c'erano tutti. Tu, di dai, sabato. Veloci, non fate... Allora, in campo eravate abbastanza veloci, anche Beppe Le Noci. Allora, la Propatria ci ha messo solo 2 anni a tornare in Serie C. Ha vinto un campionato molto avvincente, è stato un testa a testa quello con Rezzato. Pensate, il sorpasso in classifica è arrivato alla penultima giornata con Rezzato che riposava, e poi la domenica dopo, 2 domeniche fa, la grande festa in casa, abbiamo visto prima le immagini, il 4-1 al Darfo. Ha raccontato per noi di Varese Sport la stagione della Propatria Giovanni Castiglioni, che consiglierà lui il premio alla Propatria per essere tornata nel professionismo. Esatto, e vorrei anche qui con me Stefania, figlia di Patrizia, che so che collabora attivamente nell'ufficio comunicazione e non solo. Giovanni, che soddisfazione è stata raccontare questa stagione e poi raccontare insieme alla presidentessa? No, la soddisfazione non si può raccontare perché sono emozioni e quindi quali rimangono nel cuore. Si dice che le sconfitte sono orfane e le vittorie hanno tanti padri, in questo caso c'è una madre, chiara, evidente. Se dobbiamo fare una sintesi del successo di questa stagione, credo che sia, permetto di dirlo, mamma Patrizia Testa con i suoi figli che sono i ragazzi della Propatria. Certo, mi sono sempre posta in questo modo, io sono la mamma dei miei ragazzi e penso di averli presi per mano e
con loro aver messo sul piatto il vero valore dello sport. Hanno combattuto fino all'ultimo, anche quando qualcuno non ci credeva più, loro hanno lottato sul campo fino alla fine e ce l'hanno portato a casa dopo 2 anni di sacrifici, questo salto di nuovo nei professionisti dove la Pro Patria merita di essere. Grazie ai miei ragazzi di nuovo. Grazie. Allora, grazie a Patrizia Testa. Consegniamo il premio. Allora, ragazzi, fate allora, di solito si dice facciamo una foto come una squadra di calcio. Siete una squadra di calcio, sapete fare una foto. Allora, quelli un po' più giovani, accosciati, un po' più in mezzo, perché vedete che c'è una grafica. Vieni, vieni, su. Guarda bene voi della regia. Anch'io, mi hanno detto anch'io nella foto. Cosa ha detto? Ah, l'esultanza dice. Dai, facciamo un'esultanza. Grazie, grazie davvero a Patrizia Testa per essere stata con noi, alla Pro Patria Calcio che torna e riporta. Allora, passiamo al prossimo premio, categoria giovani emergenti. Nel corso degli anni noi abbiamo dato diversi riconoscimenti a dei giovani e poi tanti sono anche esplosi, e poi nelle prossime edizioni del premio Varese Sport li faremo venire qui con noi. Allora, premio giovani emergenti, prego la regia di mandare in onda il video. Giovani emergenti, tocchiamo 3 categorie diverse. Allora, prego. Prego, prego. Allora, la prima, Angelica Zanesco, brava, vieni. Intanto vi dico, lei è una giovanissima judoka della Pro Patria Judo, questa sera c'è molto di Busto Arsizio, ha 14 anni e l'anno scorso è arrivata terza in Italia nella sua categoria, che è esordiente B+70. E quest'anno è in cima al ranking nazionale, insomma, prometti davvero molto bene. Il secondo in lizza per questi premi è Milo Marcolli della Polisportiva Besanese, accompagnato da un tifo caloroso dei suoi compagni. Prego Milo, eccoti. Lui ha 13 anni e pochi mesi fa ha vinto il campionato regionale ciclocross esordienti primo anno e si è piazzato al terzo posto nel campionato italiano. Su strada in questa stagione ha già vinto un bel po' di corse. Complimenti Milo. Abbiamo poi un giovanissimo pugile, Samuele Grilli, classe 2001 della Master Box, appena 17 anni però ha già tanti trofei in bacheca, campionato italiano junior nel 2016, l'anno scorso nel 2017 i campionati europei e soprattutto è una giovane promessa del pugilato, visto che è già in azzurro, veste già la maglia azzurra. Complimenti anche a te. Buonasera Samuele. Allora, se si parla di culla dello sport, se si parla di giovani emergenti, ovviamente non si può prescindere da chiamare Marco Caccianiga, delegato del CONI di Varese. Perché sono
sono giovane perché sono emergente. No, perché a me piace sempre ricordare uno dei momenti più tristi della sua storia, quando nella seconda edizione del premio Varese Sport eri no, forse era la terza eri addirittura conduttore. Bravo, esatto. Un momento di estrema difficoltà. Esatto. È meglio che passi alla storia come uno dei momenti più bui di questa iniziativa e di questa manifestazione. Delegato del Colle di Varese, quindi hai anche un ruolo istituzionale. Sì, infatti vedi che sono vestito come si conviene. Ma d'altronde quando si parla di giovani, si parla di attività sportiva, è sempre un piacere premiare questi ragazzi. Anche perché il CONI investe sempre più, non tanto da un punto di vista economico, perché di soldi non ce n'è, diciamolo subito, ma da un punto di vista delle risorse umane rispetto all'attività sportiva giovanile. Ci sono molti progetti in atto, soprattutto per le scuole dell'infanzia e scuole primarie, che sono la culla dell'attività motoria e quindi in futuro dell'attività sportiva. Perché l'importante è che i ragazzi si muovano e facciano attività sportiva, che poi vadano a giocare a calcio, a tennis, a pallavolo, facciano box, facciano judo, ciclismo, non è un problema. L'importante è appassionarli allo sport, perché lo sport insegna il rispetto delle regole, il rispetto di se stessi e il rispetto degli altri, e quindi ti fa crescere, si spera, una persona migliore. Sono stato bravo? Bravissimo. Sei stato anche nei tuoi 47 secondi a disposizione. Allora, premio Giovani Emergenti, Marco, dalli pure tu a Samuele Grilli, Milo Marcolli e Angelica Zanesco. Angelica, ti riconoscevi così piccolina nel video? Ti sei riconosciuta? Dovevi solo dire sì. Allora, sono piccoli e sono timidi. Una domandina veloce, facile. Se ci dite quali sono i prossimi impegni? I campionati italiani di quest'anno. Bocca al lupo. Anch'io l'italiano di ciclismo su strada. Il prossimo incontro il 14 giugno. In bocca al lupo anche a te. Bravi. Perfetto, allora, qua, foto di rito. Prego, prego ragazzi. Ok, grazie, prego. Allora, noi siamo consapevoli che quando venite qui una delle domande più ricorrenti è: ma quanto dura la serata? Perché poi si arriva a un certo punto, si è fatta una certa. Allora vi voglio tranquillizzare subito, abbiamo detto un'oretta e mezza al massimo, siamo esattamente adesso a 50 minuti e 5 secondi di serata, ci mancano solo 5 premi, quindi direi che siamo a buon punto, potete rilassarvi tutti quanti. Andiamo col prossimo video, pallone d'oro, calcio dilettanti, prima categoria. Calcio dilettanti, prima categoria. Allora Elisa, vediamo quelli che sono i nominati che sono qui con noi. I migliori 5 nominati dagli allenatori del girone A: Daniel Agrello, che è il centrocampista del CAS, poi c'è Luca Fiumicelli, attaccante del Fagnano, un altro centrocampista invece è Davide Colisciano dell'Ispra, attaccante Gorla Maggiore, Antonio Ippolito qui sul palco. E poi c'è un altro attaccante tra i nominati, un attaccante del Fagnano, che è Denis Manuzzato. Ciao, buonasera. Buonasera Denis, scavalca pure, via, ce la fai.
Allora, se parliamo di prima categoria, anche qui non si può prescindere dalla nostra esperta di redazione, Mariella La Monica. E poi è con grandissimo piacere che c'è qui con me anche questa sera il mister del Fagnano, Ulisse Raza. Quando giocavi con la maglia del Varese eri un po' più veloce, mister, eh? Stasera. Lo diciamo che abbiamo fatto il militare assieme? No, meglio di no. Possiamo dirlo. È per quello che abbiamo perso i capelli uguali. Allora, momento amici, è il momento più bello della serata, ragazzi, questo. Prego, regia. Davide Golisciano, pallone d'oro, prima categoria, prego, venite. Mariella, ti hanno dato anche il microfono, sei dotata di microfono, prego. Puoi partire? Io partirei dal mister. Prego, mister. Mister, vinto il campionato con il Fagnano in prima categoria, hai qui due giocatori che rappresentano anche questa vittoria, un'annata fantastica. Sì, bellissima, coronamento di una cavalcata che è iniziata il 19 agosto e ci ha portato a questo risultato per la nostra società, storico, e quindi tutto bellissimo, un sogno che si è realizzato. Complimenti, davvero. Grazie a voi. Davide. Centrocampista dell'ISPRA, Davide Golisciano, quando ci siamo sentiti al telefono mi ha detto: io sono onorato di essere fra questi cinque, oggi li hai pure battuti, quindi... Contentissimo del premio e niente, solo felicità. Grazie a chi? Bravissimo, allora foto diritto, mister, prima diamoglielo il premio, perché ce l'hanno tutti, meno che lui, il pallone d'oro. Abbiamo investito per questi palloni d'oro. Allora, prego, facciamo finta di essere una squadra di calcio. Allora, aspetta. Mary, in mezzo. Grazie, Davide Golisciano, pallone d'oro, prima categoria. Grazie. Grazie, Denis. Ciao. Allora, tranquillizziamo in sala. Adesso, questo, allora, a parte il fatto che vorrei dire che quei bouquet di fiori, cioè noi non li avevamo presi per metterli lì, per coprire il problema che c'è stato prima, e tranquillizziamo in sala che la ragazza non si è fatto nulla. Dovevamo consegnarli, quindi dopo magari le consegniamo alle ragazze. Allora, momento, Gym Art, gruppo eventi di Bugugiate, ancora qui con noi. Allora, quando c'è la premiazione di Costa Curta, ho girato adesso sulla in regia la foto. Lui che dice che non c'è, tac, foto. Ok, sì, sì. Lo metto in quella sequenza lì, capito? Whistling where we walk.
G-Mart, gruppo eventi di Bugugiate. Allora, state qui con noi un attimo, ragazzi. Laura, ci dovrebbe essere qui con noi anche Silvana Ballerio. Prego, Silvana. Silvana arriva dalle retrovie. Eccola, arriva. Buonasera, Silvana. E farei uscire anche tutte le ragazze. Rassicuriamo. Prego. Che anche la ragazza di prima, un po' claudicante, ma brava. C'è. Un grande applauso per tutte loro. Silvana, questo è solo un gruppo di tutto quello che fate voi. Racconta le tante cose che fate, i tanti momenti ai quali partecipate, anche gli ultimi degli Special Olympics, ad esempio. Buonasera. Sì, questo è una parte del gruppo. Qualcuno è rimasto a casa perché domani è la terza prova ed è un momento importante. Abbiamo Michele, che oltre ad essere un performer è un allenatore. Lara Bucciarelli. Lara è un'atleta un po' speciale, gareggia in Serie A in ginnastica artistica ed è stata campionessa al corpo libero lo scorso anno, per cui gareggia con la Ferlito, con Vanessa Ferrari, insomma con le grandi campionesse italiane. Gaia, Alice, Valentina, anche loro sono ginnaste, lavorano circa 12 ore alla settimana di allenamento, a volte anche un po' di più, e oltre alla ginnastica artistica facciamo questi eventi. Il 27 eravamo con lo Studio Festi, abbiamo aperto la cerimonia degli Special Olympics. Domenica eravamo sulla passerella a Varese, dove abbiamo fatto un'esibizione anche lì, e poi vabbè, giriamo dove ci chiamano. Stasera siamo orgogliose di essere qui. Grazie a voi. Grazie. Altro allora, per il secondo anno consecutivo. Complimenti a tutte voi. Allora, non me ne vogliono le altre, ma Alice, un bouquet per te. E anche ovviamente per Silvana. Michele, io direi che siccome siamo due Michele, se slittate un po' avanti, noi ci mettiamo dietro, che così facciamo la foto di rito, mi infilo anch'io. Ok. Prego. Ringraziamo allora la G-Mart, gruppo eventi di Bugugiate. Siamo a posto, questi... Porti via tu, Michele. Andiamo assieme, dai. Portiamoli via assieme. Andiamo, da che parte andiamo? Via. Vai, ce la fai da solo? Ho fatto... Allora, momento prettamente femminile con le ragazze della G-Mart, gruppo eventi di Bugugiate, fatta eccezione per Michele. E quindi continuiamo con un momento femminile, perché se prima abbiamo premiato la Provate a Calcio, che è tornata al professionismo, invece nel comune di Varese, caro sindaco, c'è una società di pallacanestro femminile che ha raggiunto un importante risultato. Prego la regia di mandare in onda il video. Pallacanestro Varese femminile, si capisce da questo A2, per la prima volta nella storia della società
hanno raggiunto la A2. Allora chiamo qui con me coach Lilly Ferri e tutte le ragazze. Lilly, io direi, Lilly, buonasera. Facciamo salire tutti, anche le ragazze. So che hai portato anche qualcuno dell'Under 20, tutti qui sul palco, via. Siete belle, siete rosse, via dicendo. Tutti qui con noi. Dai, un po' di casino, brave, ragazze. Vai. Siamo sempre una squadra. Esatto, è una squadra. Ringraziamo anche la presidentessa Linda Brautigan. Il socio fondatore Paolo Vittori, che non possono essere qui con noi questa sera. Allora, dai, su. Cassani, hai vinto il gioco da tre al palazzetto, mi ricordo. Avanti, dai. Su, bene, qua in mezzo. Allora, c'è qualcosa da dire su questo campionato, perché dopo qualche boccone amaro degli anni passati, finalmente, insomma, la gioia più grande è arrivata quest'anno, una storica promozione in A2. E che promozione, cioè che numeri, che record di vittorie, che bellissima cavalcata, Lilly. Con tanto anticipo è arrivata la festa. Sì, è arrivata con un mese d'anticipo e quindi è stato bello, è stata una cavalcata lunga, perché il campionato quest'anno non concedeva errori, e non essendoci i playoff, e quindi abbiamo concluso con 29 vittorie su 30 partite, quindi che dire. Sedute davanti. Complimenti. E adesso? E adesso stiamo ancora un po' così esultando di questa, di questa. Ok, vi vedo un po' di rendita almeno per un altro mese, poi si penserà dopo, alla 2 ci pensiamo più tardi. Sì, no, ci stiamo pensando in realtà, però ovviamente con entusiasmo e con una gioia infinita, perché come dicevi tu, dopo qualche boccone amaro è arrivata questa promozione e adesso ce la vogliamo godere tutta. Ho visto tutte queste donne sul palco, non me ne voglia mia moglie che sono andata un po' in confusione, non ho chiamato con noi Diego Troger, consigliere Massimo Tufano, direttore commerciale della BCC di Busto Galorfo e Bugugiate, che sono qui con noi questa sera. Allora, Lilly, devi aiutarmi. Mi hanno detto, per fare il coach, oltre che essere bravi, bisogna avere anche un certo carisma. E io ho dimostrato di non averlo, perché ogni ora che vi dico, mettetevi davanti, seduti per terra, avanti. Vediamo se adesso mi date retta. Su. Prego, prego, avanti, giusto e tu, dobbiamo fare la foto, non ci stiamo tutti, se no. Allora, ringraziamo, quindi. Ma dov'è il microfono qui? Il microfono. Ma una partita di basket femminile, l'avete mai vista? Io ne ho vista più di una, anche perché sotto mentite spoglie abbiamo già fatto qualcosa noi per le ragazze. Non dico cosa, ma qualcosa, fidatevi, abbiamo già fatto. Esatto. Bravo. Anche perché non è che no, abbiamo, perché si è visto, vi abbiamo chiamato no, a caso, assolutamente, quindi. Ma si vede un gioco assolutamente di livello. E poi quello che ho detto all'amico Fabio Dopido, il bello è che si respira un'aria genuina. Brave, brave un'altra volta, davvero. Questo ci fa sicuramente contenti due volte, perché è importante che comunque si stia bene, e quindi star bene vuol dire lavorare meglio, e lavorare meglio vuol dire poi avere qualche risultato in più. Vabbè, insomma, buon auspicio per l'anno prossimo. Perfetto, allora Lilly, per te il bouquet e anche il premio lo ricevi tu, per la presidentessa Linda e per Paolo Vittori. A sto punto, come facciamo a fare la foto? Qui stringetevi un po' per la foto. Prego. Foto di rito. Lilly, adesso me le tieni qua tutte, perché manca veramente pochissimo, abbiamo due momenti clou, le ragazze, anche se domani vanno a scuola, stanno qui con noi. Siamo a posto, fotografi? Possiamo liberare? Teniamo ancora qua con noi un pochettino? Possono andare? Prego, grazie. Grande. Ecco, un premio speciale per Cassani, che settimana scorsa, in occasione dell'ultima partita di campionato in casa della Pallacanestro Varese, è stata chiamata per fare il tiro da tre e ha fatto canestro. Bravo, bravo. Poi a breve vi faremo sapere anche cosa sta facendo la Pallacanestro Varese, che è impegnato in gara 2 playoff. Ma andiamo avanti. Ultimo momento dedicato al pallone d'oro calcio dilettanti, categoria promozione. Prego la regia di mandare in onda il video. Crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world.
so much harder than I thought. But I will give them everything I've got. One day I am gonna prove them wrong. Oh Lord, let me be the one to say. Pallone d'oro categoria promozione. Li vedete qua i cinque nominati. Allora Laura, chiamiamoli, facciamoli salire sul palco con noi. Innanzitutto Mattia Ghizzi, attaccante del Morazzone. Prego. Giuseppe Miele, un altro attaccante, questa volta del Gavirate. Davide Tartaglione, attaccante del Luboldese. Cristian Caonne, un centrocampista del Gavirate, ma è febbricitante, se non sbaglio non è arrivato neanche in corsa. E c'è anche Davide Caruso, attaccante della Rodense, che è diventato papà da pochissimi giorni di Letizia e per questo impegno ha declinato di venire questa sera. Allora, chiamo qui con me per consegnare il premio anche Silvio Tranquillini della Prealpina, che segue molto da vicino la categoria promozione, oltre che tutto il resto di calcio dilettanti, e poi Luca Cataldo, il mister della Castanese, che ha vinto il campionato di promozione Girone A. Regia, andiamo a svelare chi ha trionfato e chi ha vinto il pallone d'oro categoria promozione. Davide Tartaglione, vincitore del pallone d'oro categoria promozione. Prego Silvio, prego mister, venite qui con noi al centro. Silvio, il campionato innanzitutto l'ha vinto chi meritava. Sì, secondo me sì, direi, anche perché avendocelo di fianco non potrei dire il contrario. E non c'è Caruso, quindi non si offende nessuno. Prima di tutto il mister, complimenti per questa cavalcata straordinaria. Fra l'altro tu sei subentrato in corsa, è la tua seconda annata da allenatore in carriera, quindi insomma già vincere un campionato, qual è stato il segreto per questa vittoria? Ma nulla, semplicemente dare spazio molto ai ragazzi che avevo, che erano un gruppo molto umile, quindi continuare il lavoro del mister precedente, che comunque è stato ottimo, non ho fatto altro che proseguire nel lavoro. Umilissimo, però vabbè, i meriti sono sicuramente anche tuoi. E niente, Davide, ormai sei un habitué, perché è già il secondo di fila, fra l'altro eri il più giovane del lotto, pur non essendo un ragazzino, insomma hai battuto una concorrenza molto importante. La stagione a livello di squadra non è stata positiva perché non siete riusciti ad arrivare ai playoff, anche se per pochissimo, per un po' di sfortuna, però per te insomma le cose sono andate bene, hai fatto una buona annata, sei soddisfatto? Ma sì, a livello personale ovviamente sono soddisfatto, 25 gol direi che possono bastare, invece a livello di squadra purtroppo per un punto non abbiamo fatto i playoff, però vedremo di rifarci l'anno prossimo. Quindi l'anno prossimo già il terzo, fai un po' Cristiano Ronaldo della promozione insomma, a questo punto. Ok, in bocca al lupo. Davide Tartaglione, pallone d'oro, categoria promozione. Allora Silvio, consegna pure il premio a Davide, prego, con la foto di rito. Alessia, stai pure tu nella foto. Più avanti. Perfetto, grazie, grazie per essere stati con noi. Grazie Silvio. Allora, premio speciale. Negli ultimi 3 anni, veramente anche prima, siamo partiti un po' di anni fa con Marco Parolo, poi abbiamo avuto Beppe Marotta, direttore generale della Juventus, e l'anno scorso con noi Umberto Gandini, li abbiamo definiti varesini vincenti, sono coloro che nati a Varese, con origini di Varese, poi si sono contraddistinti nel panorama nazionale e anche mondiale. Il varesino vincente di quest'anno per noi della redazione di Varese Sport è, prego la regia di mandare in onda il video.
Varesino vincente, Alessandro Costa Curta con la maglia del Milan, con la maglia della nazionale e adesso con un ruolo importante in nazionale. Vorrei qui con me Lodovico Costa Curta, il fratello di Alessandro. Allora Alessandro, fino a questa mattina era qua, poi ha avuto un piccolo impegno che l'ha trattenuto, ma prego la regia di mandare in onda il contributo e capirete il perché. Buonasera a tutti, sono Alessandro Costa Curta e speravo di essere lì con voi, solo che la faccenda seconde squadre, in particolare Mancini, l'arrivo di Mancini qui a Roma mi ha troppo trattenuto e non posso raggiungervi. Spero che mio fratello non faccia troppo il pirla e possa ritirarlo per me. Spero soltanto di potervi incontrare in un'altra occasione. Michele, fai in modo che questo sia possibile. Sinceramente avrei voluto essere lì con voi, lì a Varese, soprattutto così avrei potuto vedere mio figlio, ma purtroppo in questo periodo sono sempre a Roma. Mi dispiace tanto e ci vediamo presto. Salute a tutti e scusate ancora. Allora, tra l'altro ci hanno mandato anche proprio una fotografia, eccola qui. Mancini, nuovo commissario tecnico della nazionale italiana ufficialmente da oggi. Allora, sinceramente gliel'ho menata parecchio stamattina che non veniva, poi quando mi ha detto guarda che per questo l'abbiamo giustificato, aspetta che mi faccio dare un microfono che così magari. Allora Lodovico, vieni qui un secondo, è difficile fare delle domande a te, però la prima che gli avrei fatto, che probabilmente farebbero tutti, solo la risposta è: perché lo chiamano Billy? Tu lo sai perché? È sempre stato un appassionato di pallacanestro di qua, di questa città, però quando giocava nel Milan aveva un allenatore a cui piaceva il basket e siccome ai tempi c'era la pallacanestro Billy, i succhi, non so se ve le ricordate, il mister che Billy, ven chi, Billy, ven là, Billy, e l'ha chiamato Billy. E lui ti fava Varese, però lo chiamavano Billy. Assolutamente. Vabbè, perfetto. Allora, l'avrei premiato io, Alessandro, quindi mi chiamo da solo a salire sul palco, se mi portate il premio. Grazie. Varesino vincente, Alessandro Lodovico Costa Curta. Il problema è che l'anno prossimo gli tocca venire, non ritirerà il premio ma verrà qua. Grazie Lodo di essere stato con noi. Perfetto. Ultimi due momenti. Premio culla dello sport e poi dopo il premio Varese Sport, il momento clou della serata. Allora prego la regia di mandare in onda il video. Crescere una strada che hai la forza di percorrere. Crescere non vuol dire solamente che vuoi vincere. Credere è quel fuoco che nessuno potrà spegnere. Credere la fenice che rinasce dalla cenere. Vola la Varesina, vola. Rosso, blu, i colori di una storia nuova e magica. Rosso, blu, il coraggio di una squadra grande e unica. Rosso, blu, la passione di chi sogna ogni domenica e gioca insieme a noi e canta più che mai. Premio culla dello sport Varesina Calcio. Allora vorrei qui con me Mario Belluzzo, coordinatore tecnico del settore agonistico, Pierangelo Farinazzo, responsabile del settore giovanile,
Paolo Masini, responsabile tecnico, ed anche Nicola Fiumicelli, responsabile dell'attività di base. Siete molto lenti. Allora ragazzi, venite tutti anche voi e cercate di essere molto veloci, più rapidi dei vostri responsabili. Sono tantissimi stasera, una folta rappresentanza, ma perché in realtà sono tantissimi anche a livello di settore giovanile, è uno dei più popolosi, una vera e propria culla dello sport a due passi da Varese, Venegono, Castiglione, Vedano. Pensate, hanno 500 iscritti e non raggiungono risultati solo a livello numerico, ma anche sul campo. Tutte le squadre a livello agonistico, giovanissimi e allievi, anche la juniors nazionale, hanno tutte raggiunto i playoff. Tre categorie regionali hanno vinto i rispettivi campionati e poi hanno un'infinità di squadre da Pulcini, Piccoli Amici, Esordienti. Non ecco, finiscono più, infatti. Vorrei anche qui con me Paolo Zerbi di Sprint Sport, che consegnerà il riconoscimento. Vado giù io. Vabbè. Allora, ragazzi, mettetevi anche un po' seduti, un po' qua in prima fila, dai, via, 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 via. Dai, dai, seduti, bene seduti qua davanti. Allora Paolo, con Sprint Sport fate un grandissimo lavoro, soprattutto a livello di settore giovanile, come lo facciamo anche noi di Varese Sport, come lo fa anche Prima Alpina. Direi che il premio culla dello sport per la Varesina non può essere chiamato altrimenti, nel senso che comunque nel corso di questi anni la Varesina non è stata solo la prima squadra che comunque dalla prima categoria è arrivata fino in Serie D, ma c'è stato anche un ampliamento delle strutture che hanno riguardato appunto anche la prima squadra e poi un ampliamento della... avete svuotato la sala sostanzialmente, esatto, per farli venire su, sono veramente tanti, insomma il merito poi dopo va a loro che appunto abbinano tanta quantità di numeri a tanta qualità di risultati. Mario, che quanta soddisfazione c'è a vedere poi, questa è una parte, però tantissimi ragazzi ogni domenica con la maglia della Varesina che... Sì, obiettivamente sono veramente tanti, più di 500, e la soddisfazione è che 4-5 di questi sono già arrivati in prima squadra, ce ne sono altrettanti pronti nella juniors nazionale. Comunque direi che dovresti fare questa domanda a lui, perché Farinazzo c'è dal primo giorno che c'è la Varesina, io sono l'ultimo arrivato, quindi sono solamente gli ultimi 2 anni che sono qua, mentre lui è qua dall'inizio, quindi è uno degli artefici. Pierangelo, sei uno degli artefici. Sì, diciamo che sono quasi dalla prima ora, però come diceva Mario è una grande soddisfazione quella di aver visto crescere dei ragazzi che hanno avuto la possibilità di fare un percorso con una società che ha creduto tanto in strutture, in competenze, ha messo a disposizione spazi e quindi vedere che molti di loro hanno intrapreso un percorso importante anche con società professionistiche è una grandissima soddisfazione. Perfetto, facciamo anche un in bocca al lupo alla prima squadra che domenica sarà impegnata nella gara play-out a Casale per salvarsi in Serie D. Allora a questo punto se voi vi stringete un pochettino, facciamo la foto, abbiamo anche il premio da dargli o li abbiamo chiamati così tanto per... abbiamo fatto anche un premio, quindi allora Paolo Zerbi, allora a questo punto lo facciamo ritirare da Farinazzo, sì. Premio culla dello sport, un applauso. Allora adesso ragazzi dovete scendere ordinatamente in silenzio, mettervi al vostro posto perché abbiamo solo il premio Varese Sport e poi vi lasciamo andare tutti a casa e a chi deve andare a scuola domani mattina. Grazie, premio culla dello sport Varesina Calcio. Allora vorrei qui con me Fabrizio Pizzullo, siamo arrivati al momento clou, se riesci a infilarti in mezzo a questi ragazzi. Allora, settima edizione del premio Varese Sport, anche qui c'è una serie di giocatori di varie realtà sportive della provincia di Varese che vengono messi in nomination da una giuria dei giornalisti sportivi della nostra provincia, che sono quelli che poi avete visto salire su questo palco, e poi anche in questo caso vengono messi in nomination sul sito varesesport.com e
con i click, con i voti. Quest'anno Fabrizio sono stati tantissimi i voti. Adesso faccio una domanda da bastardo. Quanti hanno votato? Quanti non lo sai? Lo sai? Non lo so, 22.000. Bravissimo, 22.000. No, erano più di 20.000, però va bene, 22.000 mi piace. Allora, vediamo di ripercorrere insieme l'albo d'oro del premio Varese Sport. Prego la regia. The blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever did, ever did, flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down like... Atleta dell'anno 2018, qui con me subito abbiamo l'onore e il piacere di avere Federica Stufi, che l'anno scorso l'ha vinto questo premio. Scusa, puoi metterti giù qua? No, puoi scendere un secondo, siamo vicini. Arriva male dopo. Eh no, infatti quando arriva lei dopo io mi sposto. Allora, buonasera Federica. Facciamoci il copione. Allora, vorrei sapere innanzitutto da te quanto ha cambiato la tua vita aver vinto il premio Varese Sport? Tantissimo. No, vabbè, sicuramente è stato bello perché penso che non sia semplice venire da un'altra regione e essere amata. E qua devo dire in Lombardia, insomma, cioè è successo e quindi ne sono felice, ecco. No, poi voglio dire comunque una patria varese di calcio, basket, alla fine una pallavolista che vince, insomma direi che è un buon risultato. Esatto, dai, va bene. Grazie. Allora prego, vediamo chi sono coloro invece che sono in nomination quest'anno. Allora prego la regia di mandare in onda il video. Settima edizione premio Varese Sport, atleta dell'anno, sono qui con noi Valentina Diouf, pallavolista della UIBA. È salito già prima sul palco, l'abbiamo detto, ha vinto il campionato Giuseppe Lenoci, l'attaccante della Pro Patria.
Un altro calciatore era in lizza, cioè Willy Osuji, ma anche lui è diventato papà da pochissimi giorni e non è qua con noi. Auguri papà Willy, ti salutiamo su Facebook se ci stai guardando in diretta. Passiamo al Varese Calcio. Nicolò Palazzolo, ieri è stata una domenica storta, però per Nicolò una grande stagione, record di gol per lui con 12 reti, ha tenuto in piedi la squadra fino all'ultimo. Chiamiamo di nuovo Antonio Petkovic, palanotista della BPM Sport Management che abbiamo già conosciuto prima per la premiazione. Bravo Antonio. E poi, come potete vedere dalla grafica, l'alto atleta dell'anno in nomination è Alexa Avramovic, che ovviamente è impegnato nella gara 2 playoff, ma noi abbiamo fatto il miracolo. Alexa è qui con noi. Eccolo. Buonasera Alexa, grazie per essere intervenuto. Vedete che guarda il video, perché vuol vedere chi riesce a vincere. Allora, se vuoi bomber venite di qua. Vieni, vieni Beppe, vieni qua che ci sono i ragazzi. No, no, tu stai di là. Tu stai di qua. Ok, perfetto. Vediamo di andare a scoprire. Momento. Prima chiamo qui con me per premiare anche Alessio Scarpioni della concessionaria Ardena di Varese. Intanto che Alessio arriva qui con noi, vediamo e scopriamo quelli che sono stati il quarto, il quinto e il sesto classificato. Regia. Quarto classificato Giuseppe Lenoci della Propatria, quinto Antonio Petkovic e sesto Willy Osuji. Venite qui con noi ragazzi. Alessio, vuoi consegnare i premi? Laura, una domanda veloce a Giuseppe. Giuseppe, vabbè, è andata meglio con la Propatria che è stata promossa? Sì, per fortuna. No, no, bene, bene così, sono contentissimo. Sia per il risultato della Propatria e per essere presente questa serata. Antonio, per te il campionato non è ancora finito, anzi manca l'ultima e poi ci sono i play-off, ecco, prospettive. Sì, manca ancora una partita di campionato e poi tra due settimane andiamo a Siracusa a fare Final Six, dove andiamo a lottare e speriamo di fare finale di Scudetto. Complimenti. Allora ringraziamo Foto Diritto per Giuseppe Lenoci, quarto classificato, Antonio Petkovic e Willy Osuji. Osuji, ormai mangio tutto, anche le parole, grazie. Allora, dove sono? Alexa, puoi venire? Sì, sì, state qui con noi, state qui con noi. Chi è che è andato via? Beppe, scusa, puoi stare qua con noi? Grazie. Stai vicino a Alexa che voleva chiederti due info. Allora, prego la regia di mandare in onda il video, vediamo che è il terzo classificato. Valentina Diouf, terza classificata del premio Varese Sport. Dopo Federica Stufi, terza classificata per una pallavolista della Iemamai. Un riassunto di queste tue stagioni, un ricordo, un qualcosa di positivo, di bello che vuoi raccontarci di questi tuoi anni a Busto Arsizio? Ma per me Busto è sempre stata come una seconda casa, quindi mi ha accolto dopo il mio exploit, mi ha raccolto dopo varie esperienze fatte altrove e sono felice di salire su questo palco perché tante farfalle sono passate di qua. Grazie a Valentina Stufi, consegna il premio Laura Paganini della redazione di Varese Sport che tutto l'anno segue la Uiba di Busto Arsizio. Siamo al momento clou, eh. Allora,
Facciamo venire Alexa qui con noi. Dov'è Nicolò? Nicolò, vieni anche tu. Dove ci mettiamo? Dove vuoi che ci mettiamo? Qua. Dai, vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Allora, un cartonato, c'è di fianco un cartonato. Allora, regia, vediamo chi è l'atleta dell'anno, premio Varese Sport per i lettori di varesesport.com. Premo la regia di mandare in onda il video. Secondo classificato Nicolò Palazzolo, vieni qui con me Nicolò. Allora, devo dire, non me ne voglia Valentina, ma è stato veramente un testa a testa con tantissimi voti, ma veramente tanti, 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 tra Palazzolo e Avramovic, proprio fino all'ultimo, fino a questa mattina. Le percentuali non erano visibili, però la gente continuava a votare e alla fine l'ha veramente spuntata per pochissimo. Non era tuo anno, non era tuo anno. Nicolò, complimenti comunque per la tua stagione. Lo annunciavo prima, non è stato il tuo record personale a livello di gol, 12 reti. Ci racconti un po' come hai vissuto questa annata un po' particolare? Ieri è stata una brutta giornata. Allora, è stata un'annata per me e per i miei compagni, secondo me, molto difficile, perché come tutti sappiamo ci sono stati dei problemi societari, però io comunque ci tengo a ringraziare i miei compagni perché mi hanno fatto sì che questa sera io fossi qui su questo palco, perché non hanno mollato fino alla fine, sono arrivati fino alla partita di ieri insieme a me. E purtroppo però il calcio è fatto di gioie e dolori. Ieri purtroppo è arrivata una brutta retrocessione che dispiace molto, e spero che per i tifosi del Varese, per tutta Varese possa subito risollevarsi e niente, perché merita dei palcoscenici diversi. Grazie. Tra l'altro ti hanno accompagnato in tanti, un altro segnale, come mi avete raccontato anche voi con le varie interviste, vi ho seguito insomma da vicino tutto l'anno, un gruppo di amici, proprio tu mi hai detto noi comunque siamo andati avanti, ci siamo allenati proprio per poter stare insieme, per vederci i pomeriggi e per giocare a pallone insieme. Sì, esatto, c'era la voglia di venire al campo, era data soprattutto da questo, dalla voglia di vedere i miei compagni, di stare insieme, e ci siamo fatti forza fino alla fine. Purtroppo è stato quello che è stato. Futuro? Futuro non so ancora niente, vedremo nei mesi, in quest'estate. In bocca al lupo. Nicolò Palazzolo, secondo classificato, premia Elisa Cascioli. E siamo arrivati finalmente al momento clou, stai qua con noi Nicolò. Allora Alexa, se vieni qui con noi, grazie Alexa. Chiamerei anche Federica Stupi, che come da tradizione l'anno scorso ti aveva passato il testimone Carmine Marrazzo. Se puoi andare di là gentilmente, che mi stai un po' meno. Allora, però, spostiamoci un attimo perché lui non ci ha lasciato soli. Prego, regia. Ciao a tutti, ho appena saputo di essere stato eletto atleta dell'anno. Grazie a tutti per avermi votato. Ovviamente non posso entrare lì con voi. A proposito, sapete quanto abbiamo fatto questa sera? Ciao ragazzi! Allora, grazie Alexa! Varese impegnata in gara 2, playoff questa sera. Qualcuno lo sa cosa sta facendo? Vince di 9. Di 9 a quanto dalla fine? 5 minuti, perfetto. Allora, Alexa vai lì. E che facciamo? Facciamo così. Allora, atleta dell'anno... Chi arriva più in giù? Così?
Alexa Avramovic con Valentina Stufi e poi sì, Valentina Stufi, no, Federico, scusa. Perfetto, allora aspettate, se venite anche tutti voi, anche Federica Diufo a questo punto mi sembra corretto. Scusa. Allora, e chiederei velocissimamente tutti coloro che sono saliti sul palco questa sera, se vogliono venire qui con noi, tutti i ragazzi della Varesina, per una foto di rito con tutti i premiati. Grazie ragazzi, se venite qua con noi un secondo. Ok. Niente, non c'ho voglia di fare la foto del gruppone. Grazie, grazie a tutti per essere grazie stati qui con noi. All'anno prossimo. Grazie per essere così numerosi, per averci aspettato fino alla fine e all'appuntamento all'ottava edizione del Premio Varese Sport. In bocca al lupo per la prossima stagione. Grazie. Ciao a chi ci ha seguito su Facebook. Mettete mi piace alla pagina Varese Sport. Scusa Valentino.